sia allenatori, anche con Pokémon evoluzioni etere, il Frederick Store è in edicola. Continuo a ricevere centinaia delle vostre foto riguardanti Rayquaza VMAX Special Art. Possibile che solo io non riesco a trovarlo? E allora, oggi mi sono detto, mi reco in edicola, compro 15 bustine e vediamo se quest'ultime sono più fortunate dei miei box. Anche se devo dire che non c'è andata poi così male, eh. Siamo riusciti a trovare tutto quello che cercavamo, anche grazie all'aiuto di Tena, che non si è regolata nell'ultimo video, ha sculato tantissimo. Ma oggi devo riscattarmi e quindi un bel pollicione all'insù di supporto, un commentino e soprattutto l'iscrizione, perché arriveranno tanti altri video di evoluzione etere. E se anche voi volete andare a caccia di questo Rayquaza, ricordo che su Frederick Store trovate tutto: bustine, collezioni speciali, display e tanto altro ancora. Io personalmente consiglio i 7 allenatori fuori classe, che sono sempre una garanzia. Detto questo, vi auguro una buona visione. Oh, ed eccoli qua i nostri scambi e gioca, tra l'altro questo mese affiancati dagli amici di Viva. Ricordo che per me è veramente incredibile essere finito sugli scambi e gioca, dato che quando ero piccolo non ne potevo fare a meno, e ritrovarmi dopo 20 anni sulla rivista che ho sempre comprato è un'emozione unica. Vaghe spettacolo, signori. Ora è tempo di aprire tutte le buste. Per fortuna esistono i tagli. Non vi nascondo che ci ho messo un po' a uscire tutte queste bustine dagli scambi e gioca. Tra l'altro ora con il controllo qualità c'è anche la doppia pellicola, quindi ci si mette decisamente di più. Comunque siamo pronti allo spacchettamento di oggi. Speriamo di sculare con questo Rayquaza, ma se non dovesse essere, ricordo che se voi mi lasciate tanti pollicioni in su, potrei pensare di portarvi altri 2 box. Vi conviene, allenatori? Lasciatemi questi mi piace, perché insomma ho voglia di spacchettare. E a breve, tra l'altro, uscirà anche l'espansione giapponese con Mew, colpo fusione in italiano, in uscita a fine novembre. E quella ovviamente la spacchetteremo subito dopo il Romix, perché arriverà proprio in quei giorni lì. Quindi una volta che sarò tornato dal Romix di Roma, spacchetterò anche quell'espansione su YouTube. Tra l'altro, mi venite a trovare al Romix oppure no? Perché allenatori, io sarò presente, Il 30 settembre e 1, 2 e 3 ottobre. Padiglione 8. Sul sito federicstore.it, qua sotto in descrizione, trovate tutte le informazioni nella sezione eventi. Dove trovarci, come incontrarmi. Io, ragazzi, spero che veniate tanti, perché veramente potrebbe essere un'ottima occasione. Moltres e Dracozolt V Full Art! Carino questo! Oh, sculatina? Ragazzi, questo mi mancava. È veramente più bello rispetto alla sua versione V. Mamma mia. Carino, 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 ragazzi. Poi con questi colori verde e blu. Mamma mia, mi piace. Forse il Dracozolt più bello che ho visto finora. Artwork di Sylveon. Lo dovrei far toccare a Dena, visto che ha trovato Umbreon VMAX Special Art nell'ultimo video. Sì, avete ragione. Il problema è che sono le 5 e sta ancora in ufficio. Perché, ragazzi, in questi giorni dobbiamo far partire gli ordini di Dario Moccialor ed è impegnatissima. Vorrei essere lì a dargli una mano, ma o faccio i video o sto in store, non posso di certo sdoppiarmi. Quindi, ragazzi, per ora resterò qua. Difesa integrale. Hescue. Grinta di Diris e Tivol. Io continuo a ricevere centinaia dei vostri messaggi, dove in edicola trovate sti Rayquaza VMAX. E io ho detto, oh, ho aperto troppi box. Anche al Modena Play ho spacchettato con voi e abbiamo aperto più di 20 box in live su Instagram. Vi ricordate? Ma non è uscito nemmeno un Rayquaza. E quindi, ragazzi, prima o poi deve uscire, E se non esce nei miei box del Frederick Store, uscirà da quelli in edicola. Poi, tra l'altro, questa volta ho preferito prendere le bustine in edicola, ma per un semplice fattore di pull. Dato che se io vi apro un box sappiamo per certo
che teoricamente dovrebbe uscire una carta rara segreta che possa essere Hyper Gold, Special Art o in alcuni casi eccezionali tutti e tre. In edicola non è così. Teoricamente possiamo trovare anche più roba. Teoricamente, dato che comunque sono andato in varie edicole. Timepole e Actovish. Bene! Ovviamente non ho preso tutte le bustine da un'edicola sola. Questo perché la gente tende a pisare le bustine in edicola. Quindi sono andato un po' a naso in giro per Milano, dato che l'altro giorno ci sono andato per un progetto che insomma vedrete a breve. Progetto molto carino che durerà fino a gennaio. Ero lì per lavoro e ho detto, sai che, ne approfitto. Poi a gennaio questo progetto chiuderà. È una cosa molto, molto figa e tra l'altro potrete partecipare voi dal vivo, incontrarmi, quindi. Ma poi ve ne parlerò, è una cosa molto, molto, molto diversa, però vi piacerà senz'altro. Profumina e Lilligant. Tra l'altro a breve succederanno veramente un sacco di cose, quindi preparatevi e soprattutto seguite la sezione community del canale, perché là faccio aggiornamento su tante, tante cose. Raga, qua gratta. Qua gratta, Dragozolt non l'avevo sentito, ma questo gratta particolarmente. Ok, già vedo che queste carte sono decentrate, quindi speriamo bene. Wobbuffet, Mirip, Deino, Energia, Nuzleaf, Swellius, Milo. Ragazzi, mi raccomando, dovete lasciarmi questo mi piace subito. Istantaneo lo voglio. Immediato. Guanti di gomma. Ragazzi, special. Ragazzi, è special. Rayquaza non è l'unica special che si può trovare. C'è anche Sylveon, se non sbaglio, e Glaceon. Madonna, ragazzi, sto tremando. Porca vacca. Potrebbe essere lui. Vediamo un po'. Piano. Oh, che bello! Glaceon! Special Art! Che figata! No, vabbè, mi sento male. Mi sento male, allenatori. Che bella carta! Peccato perché è super decentrata, ma wow! Che carta figa, ragazzi. Poi con sti colori. Il contrasto tra il viola e l'azzurro lo amo. Quasi color Pepsi, io adoro il color Pepsi. Raga, che sculata. Wow, credo che siamo sui 150 euro di carta. Ma incredibile, eh? E ci mancava questa. E allora andiamo a caccia anche di Sylveon a questo punto. Sempre special art. Perché, come sapete, si possono trovare in varie versioni. Abbiamo Glaceon V e anche Sylveon V. Entrambe Alternative e poi Special Art VMAX. Sono tanto contento, ragazzi. Tanto, tanto contento. Meno male che mi avete lasciato sto pollicione all'insù perché questi spacchettamenti sono assurdi. E abbiamo ancora tantissime bustine, quindi vediamo come va. Ottima, 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 ottima questa. Vediamo. Ragazzi, gratta anche questa. Gratta anche questa. Ricordo che comunque queste bustine non si possono pesare, eh. Nel senso, molti vanno a pesarle, ma tanto non si capisce niente del peso. Quindi, boh, vediamo un po'. Palpitoad, Tentacruel, Feebas. Gyarados VMAX! Raga, questo pack opening è spettacolare! Ok, già ce l'abbiamo, ma questo per me viene considerato proprio extra. Perché abbiamo già trovato la special e in 15 bustine io sono contento così, assolutamente. Bene, 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 bene. Ottimo, ottimo Gyarados. Perfetto. Continuate a supportare questi spacchettamenti perché Skull of Federic in questo periodo non ha senso. Non ha veramente, veramente senso. Stiamo trovando tutto. Anche se con una mano di denaro ho capito che mi viene qua a toccare le bustine, ma questa volta è merito solo di Skull of Federic, eh? Madonna, raga, vorrei dirvi tante di quelle cose che arriveranno a breve, progetti, esclusive. Wow. Dai, intanto voi venite a Romix, va? Golurk V. Cioè, impressionante. Sti scambi e gioca, ragazzi, sono incredibili. Ma io credo di aver capito il perché. Col fatto che la gente li pesa,
Si va a beccare le bustine, quelle che tra virgolette sono più pesanti, con le Olo dentro. Infatti non ho trovato nemmeno una Olo, vedete? Si vede che le più pesanti sono proprio le Olo. Non lo so, però intanto a noi poco ci interessa perché non le pesiamo, quindi facciamo così. E si va, si va, si va, si va. Ricordo ragazzi che se volete acquistare evoluzioni etere su federicstore.it trovate tutto. E se siete nuovi, ragazzi, se siete nuovi, acquistate, provate a fare un acquisto e provare la nostra qualità. Utilizzate il codice Federic, avete il 5% di sconto e una mia carta autografata. Sì, praticamente in ogni pacco c'è sempre una mia carta autografata, ma da novembre probabilmente non ci sarà più una mia carta autografata all'interno dei pacchi. Perché? Perché ovviamente mi occupa troppo tempo. Poi ho sentito grattare, ragazzi, quindi. Ok, ho sentito grattare. E dato che mi occupa tanto tempo, tenete conto che io firmo circa 6.000 carte al mese. E ho in mente un'altra cosa più carina da mettere all'interno dei pacchi. E fidatevi, vi piacerà molto di più. Quindi, se la volete, siete ancora in tempo. Oppure venite alle fiere tipo Romix e ve le fate firmare lì. Però, fidatevi, vi piacerà. Braviari. Medicham di Full Art! Buona, 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 buona. Comunque, pack opening incredibile. E tra l'altro, le special art mi emozionano di più perché le senti che sono più ruvide. Ragazzi, Glaceon è 10 volte più ruvido di Medicham. Ma guardate che effetto che ha questo Medicham sulla carta. Wow, wow. Con circuito yoga. Quello che ci vorrebbe a me in questo periodo, dato che sono stressatissimo. Ok. Raga, incredibile. W Full Art e anche VMAX Special. No sense. Faccio un ultimo appunto sulla carta firmata, dicendovi che, appunto, in sostituzione di quella, ci saranno altre cose più belline. Fidatevi di me. Questa cosa la lanceremo a novembre. E tra l'altro a fine novembre uscirà anche un'altra cosa a cui stiamo lavorando da ormai un anno. E tra pochi giorni invece ne uscirà un'altra, sempre a cui stiamo lavorando da un anno, che vi renderà la vita non bella di più. Poi vedrete, vedrete. Enteiolo. Vabbè, dai, una Olo l'abbiamo trovata. Ultime due bustine, signori! Me l'avete lasciato questo mi piace per questo spacchettamento no sense? Cioè, questo è stato veramente incredibile. Vai. Vabbè, in Taiolo l'abbiamo trovato, dai. Meglio di niente. Petilil, Cryogonal, Zoroa, Swablu, Hoppip, Energia Acqua, Ghiacciolo della Fortuna, quella che ho avuto oggi. Scrafty e Raichuolo. Allora, le Olo ci sono. Probabilmente nell'ultima edicola si erano dimenticati di pesare le bustine. Ultima di Rayquaza. Vai, vai, vai. Let's go, signori. Mi raccomando, questo mi piace. Lo so che ve lo ricordo sempre, ma mi aiuta tantissimo a far girare i video. Quindi insisto. Vai. È come se avessimo aperto un box, ragazzi. Cioè, in 15 bustine. Ogni tanto è bene aprire anche gli scambi a gioco, allora. Vai, Pyroar, Ribbon B, Fluffy, Talonflame e Drampa. Ragazzi, pack opening incredibile, sono veramente tanto 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 soddisfatto. Mamma mia, che figata. Allenatori, cosa dirvi? Le novità continuano ad arrivare e adesso usciranno, no? Da questa stanza. E quindi preparatevi perché a breve vi lancerò delle cose incredibili. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati sul canale. Noi ci vediamo al prossimo video e ovviamente ci vediamo al Romix di Roma, 30 settembre, 1, 2 e 3 ottobre. Tutte le informazioni su federicstore.it, sezione eventi, padiglione 8.